te muovere, che sono al telefono, mico tuo papà, per fare sta roba, ti ha capito? Guarda che se ti viene fuori la camera tua, giuro che ti metto in mano addosso tedesco, va bene? Scusi, mi senti, adesso due ore che sono al telefono, ho per finire mai in formigo hai. Ma adesso si risponde, cosa vuoi dire? Se posso avere questo esame che ti cade a fare, cosa che sei? Ma mi dimmi, già non mi ricordo. C'è una visita magnetica? No. Un coco Doppler? No. Un cardiodramma? No. Una rintronanza! Una rintronanza? Sì, ma c'è qualche verito che sono visto di fare un iptus. Scherza, scherza, ti fa come quello da basso, sì. Scherza, poi sei utile. Pensavo di essere un sbarbanco, sempre in tuta, andava in giro a correre tutti i giorni, pum, morto. Non c'è morto, è in coma irresistibile. E va bene, non sei lo stesso. Ma se puoi sapere cosa che risulta da sti esami? Ancora, te ho detto, me la trovo è più a stre basse. Sì, è il batiscopo alto. A parte che mi non mi fido di quel dottore, perché anche l'altra volta il mega aveva detto: signora, sono sicuro suo marito ha i calcoli. E dopo invece con tutti i spritz che ti bevi ha scoperto che c'era iossi de olive. Persona vera, cioè, che ne so se sta mezz'ora sul disco prima, signorina. Va bene, fa niente, senta, non importa, senta, io devo prenotare una visita anastalgica. Non esiste, è ora Antartica, gnanca. Non so se, signorina, perché per mio marito, ma se torna a casa non ho ancora capito cosa che ha. Se puoi sapere, Sergio, dove sei che ti fa male? Qua veccia, con dolore in mezzo a sterco. E dopo mi cammina tutto da drio sulla colonna verticale. Ma su che tratto della colonna? Sui dischi. Ragazzi, sentio, signorina, col Mario qua colonna sonora. Insomma, scriva, Sergio Baldan. Presente! Come? Sei seguito da qualcuno? Sergio, te la seguito qualche dun? Venendo a casa. Dottore! Oh, come dottore! Di come dottore! Sì, il dottor... È il primario di antologia! Sì, è il dottor Piccoli! È mezzuta, signorina, non c'è un medico che ha un nome così! Eh? Scherevato, quello dicevo, Sergio, un attimo, esime il numero dell'impegnativa. Sì. Un attimo, sa signorina. No, è già. 05, sente, signorina. Dopo che sei un Yuppies. Yuppies. X-Pilon. X-Pilon. E dopo un quadrato con Piro in aria. Fammi vedere. Piro, cosa sei? Iclon, se non è Iclon sta qua, siamo. Insomma, quando sarà sta visita, signorina? Cosa? È il distacco del dicembre! No, insomma, santa! Ma è scherza, signorina, sei matta! Ah, sei via dopo domani! Ah, e ora va bene, sì, va bene, va bene. Ho domani e se posso andare nel pomeriggio di lunedì mattina. Ha capito di sì, Sergio. Ecco. E devi presentarti a vescica piena. E dove sei? Cosa devo che sappia, così mo la domanderemo, no? Cioè, vero, signorina, è facile da trovare. Ah, sarebbe che deve presentarsi, ah, deve trattenere le urine. Ho capito, ti deve trattenere le urine, Sergio. Ascolta! Oh. Ma le urine devo trattenerle dalla mezzanotte e fa tutto un dritto? Ma la mattina posso andare in bagno e trattenerle dopo? Perché qua c'è fatica, Ascolta, cosa volevo dirti? Davanti a casa ho un colombo morto. Non dico parlare della viaria, che metto scatolone, solo facciamo qualche dubbio. Dammi qua, colombo morto, perché abbia tempo a stare al telefono così tutto il giorno? E mi scusa se signorina si approfitto, ma c'è un po' che di mattina che ho tanto mal di vita. Secondo lei potrebbe essere l'inizio di un'ernia fiscale? Pronto? Dimmi, Sergio, quanto mai educati sei sti qua di linea verde, oh? Ti garazzo, sta qua c'è proprio
proprio mancanza di ignoranza. Ciao. Eccolo qua, grazie.